Ciao a tutti, mi chiamo Guido Bottazzo, classe 1977, sono originario di Arlesega, vicino a Mestrino, nella provincia di Padova. Sono un architetto, mi sono laureato nel 2003 e successivamente ho studiato car design, anzi in realtà si chiama transportation design, andai a Pasadena, vicino a Los Angeles, feci un master lì e successivamente ho iniziato la mia carriera di designer inizialmente. E poi negli anni sono switchato dal mondo del transportation, quindi del veicolo, a quello del prodotto. Oggi mi occupo di mobilità sostenibile, in particolare disegno biciclette. E dal 2011 sono attivo anche con un mio personalissimo progetto di arti visive, nelle quali realizzo pitture visionarie. E tra le varie cose che faccio, dal 2016 sono anche diventato professore di disegno al Savannah College of Art and Design di Savannah in Georgia, quindi nella costa est degli Stati Uniti. E quella è stata un'esperienza che credevo durasse un anno e ne ho fatti già quattro. E si va sempre avanti, poi non sai mai cosa, chi bussa alla porta, cosa ti aspetta il giorno dopo. Come vedi il binomio creatività e tecnologia? Lo vedo esplosivo, nel senso che la tecnologia negli ultimi anni, secondo me, da quando internet è diventato, diciamocelo, per tutti, e non solo per tutti, ma anche 24/7, disponibile ogni giorno 24 ore su 24, si sono create una serie di opportunità, una serie di aperture, una serie di espansioni a livello proprio di accesso alle informazioni, a livello anche di idee che erano impensabili anni fa. Quindi credo che in primis internet alla creatività abbia fatto tantissimo bene, quindi una coniugazione buona. E inoltre poi tutta l'evoluzione del digitale, la velocizzazione di quello che si può fare oggi ha sicuramente reso tutto più fruibile e dal grande impatto visivo. Sono tutte rose e fiori? Secondo me no, perché allo stesso tempo noto come le nuove generazioni sono abituate a questa liquidità dell'arte, tutto è subito, questa instant gratification, pensiamo a Instagram e vari social, quindi non c'è più la consapevolezza di quello che può essere il lavoro, il sacrificio, lo studio che c'è dietro alle immagini, alle idee, alla creazione di qualcosa. Oggi si dà tutto per scontato, siamo abituati che questi lavori stupendi, queste creazioni da grandissimo potenziale di intrattenimento, le vediamo fatte, le usiamo e le consumiamo in pochi secondi, non ci rendiamo conto di quello che è il duro lavoro che ci sta dietro. E quindi da questo punto di vista qui vedo la tecnologia una nemica della creatività. Quindi io spero che in futuro ci sia un costante progresso, una costante evoluzione della tecnologia, ma nell'aiutarla anche a rimanere collegata al mondo analogico, perché gli artisti usano anche le mani, la mente e le mani, non è solo touch, questa cosa qui. Come pensi la tecnologia impatterà le arti creative? Io credo che questo impatto sia già iniziato alcuni anni fa e sicuramente, secondo me, il grosso impatto è avvenuto con il passaggio di internet da una dimensione, diciamo, saltuaria a una più costante e globale, diciamo. E poi, soprattutto, secondo me, un impatto grande è avvenuto proprio quando siamo passati dalla fisicità, appunto, del controllo dell'interfaccia a una di tipo touch. Quindi questo è già stato un impatto importante. E come questo impatta le arti creative? Beh, sicuramente c'è un diverso utilizzo del corpo umano nel controllare le interfacce grafiche.
E poi mi aspetto soprattutto una grande evoluzione da un punto di vista della velocità di esecuzione e di quelle che sono proprio le capacità di rappresentazione grafica che diventeranno sempre più potenti in termini di effetti 3D e di visualizzazione. Credo che questa finestra, questa interfaccia estremamente ricca, secondo me, darà modo agli artisti di aprirsi ad un mondo in maniera diversa e anche a quelli, se vuoi, più conservativi, darà comunque delle opportunità di espressione molto, molto importanti, in quanto secondo me comunque saremo costretti tutti ad imparare nuovi linguaggi di espressione e anche quelli che conserveranno comunque questo approccio molto, molto tradizionale, nell'imparare un nuovo linguaggio si accorgeranno, saranno inevitabilmente esposti a un'evoluzione dei propri linguaggi comunicativi. Quindi prevedo comunque della positività e della produzione di un apparato creativo sicuramente interessante. Che cosa ispira il tuo processo creativo di tutti i giorni? Allora, io fin da piccolo sono sempre stato un grande osservatore, ho usato, credo, gli occhi più forse delle mani. Mi hanno sempre affascinato i dettagli delle cose e quindi sono sicuramente un artista visivo e un artista visionario. Che cosa ispira? Credo che secondo me la decontestualizzazione di quello che vedevo usando la fantasia è sempre stata una cosa che mi ha ispirato moltissimo, ovvero immaginare di spostare delle cose dal loro contesto abituale ad un altro. Mi ricordo per esempio uno dei miei primi quadri che è stata l'immagine di una motosega che faceva finta di diventare uno yacht di lusso, quindi presi un design tra l'altro che avevo fatto io per un cliente e l'ho dipinto praticamente sulla superficie di un lago, cioè immaginandolo sulla superficie di un lago e ho trovato questa combinazione molto divertente, nel senso che mi sono divertito mentre ho fatto questo esperimento e secondo me mentre lo facevo senza rendermene conto stavo in realtà rappresentando l'essenza un po' di quella che divenne anche se vuoi se vogliamo la mia arte negli anni che sono venuti successivamente, nella quale ho sempre preso ispirazione da un contesto industriale, da un punto di vista proprio dei prodotti, degli oggetti, quindi grandi macchinari, grandi motori. E li mettevo a fare altre cose, a fare diciamo delle funzioni che non erano quelle propriamente consone. Inoltre poi ho sempre giocato molto sul cambiare la scala tra gli oggetti, la scala intendo la dimensione, quindi giocando molto su qualcosa di molto grande, molto piccolo, che è una tipico trucco che nelle arti visive crea energia, crea dinamismo. Come l'ambiente influisce sulla tua creatività? Credo che per ogni artista, per ogni creativo, l'ambiente ha la capacità di influire enormemente sulla creatività. Io sono una persona molto eclettica, mi piacciono molte cose, dalle arti grafiche, al disegno, alla pittura, alla musica. Quindi diciamo che per sentirmi creativo e diciamo in forma ho bisogno di momenti in cui sto a contatto con la gente, sto a contatto con il mondo dell'industria, col mondo del prodotto, con altri professionisti, con le persone del marketing, però poi ho bisogno di momenti che sono a socialità zero, nei quali proprio mi concentro nel mio studio mi siedo ad un tavolo, mi siedo ad un tecnigrafo o al mio cavalletto e lì l'unica cosa a cui lascio spazio oltre appunto al disegno è la musica che può appunto aiutarmi a trovare la giusta pace mentale. Quindi direi che
Sì, l'ambiente influisce come? Per me ci sono situazioni altamente sociali ad altre di grande discernimento e l'unione delle due è molto importante perché io mi senta veramente creativo. Allora, la mia arte in una frase può essere considerata arte industriale, industrial art, e da molti è stata definita come un post-surrealismo industriale, nel senso che io ho sempre creato un'arte molto figurativa, facile, diciamo, da leggere, in quanto uso immagini comunque di tutti i giorni, però le decontestualizzo e comunque c'è sempre una dimensione onirica del sogno e una dimensione anche molto fantasiosa che comunque ci trasporta quasi in una dimensione fantastica. E poi in ogni opera c'è sempre una grande operosità, c'è sempre qualcosa che si muove, che produce un significato, un oggetto, un movimento. Quindi la definirei quasi un'arte visiva, sì, surrealista, ma anche dinamica. Un ultimo messaggio per la community. È sempre un grande piacere condividere le proprie esperienze di vita, nella speranza che certi messaggi magari possano essere utili per le nuove generazioni, in modo di intraprendere un percorso con quella decisione, con quella confidenza che magari, per esempio, nel mio caso, quando ero più giovane, mi è mancata. Penso tantissime volte quando, per esempio, mi sono iscritto all'architettura, non sapendo bene di cosa si trattasse. Se avessi avuto un guru, una guida che mi avesse detto, guarda, devi fare questo, quello, quell'altro. Ci sono queste scuole, ci sono queste opportunità, cioè quante volte vorremmo avere il cosiddetto angelo custode che riesce ad illuminarci, a dirci quella frase giusta ad un orecchio nel momento giusto. Spero che questa testimonianza possa essere qualcosa del genere per alcuni di voi o per molti di voi. E un messaggio ulteriore che mi sento di condividere è quello, che non dobbiamo mai avere paura di fare il passo più lungo della gamba certe volte, e mi spiego. Spesso la paura di non farcela, di non essere all'altezza, ci frena e con questo atteggiamento non facciamo nulla. Mi ricordo nel 2016 quando mi è stato proposto di andare in Georgia, negli Stati Uniti, ad insegnare disegno per SCAD, per il Savannah College of Art and Design, per il quale collaboro ancora oggi, e all'inizio mi ha preso il panico, ho detto cosa faccio? Vado o non vado? Sicuramente è una grandissima opportunità, però andare fin lì è così lontano, poi devo lasciare gli amici, gli affetti, e con il senno di poi devo dire che questa esperienza mi ha reso più sicuro dei miei mezzi, mi ha insegnato tanto e mi ha rimarcato ancora di più quello che è il binario che voglio seguire, che è quello di essere un artista completo e capace di esprimere e di fare quello che mi piace di più, quello che sento dentro. E termino dicendovi che dobbiamo sempre avere il coraggio di ascoltare quello che ci piace veramente fare e quello che vogliamo fare veramente e aspirare a fare quello. È stato un grande piacere. Per maggiori informazioni sul mio lavoro artistico, guidobottazzo.com, se volete vedere alcuni dei lavori di design invece che ho fatto negli anni, bcubedesign.com. Ciao!